Signore e signori, buonasera e ancora benvenuti. Ormai ci siamo, prendete pure posti. O posto. Posto, posto. Dove? Beh, dove c'è la vostra fila? Cercatela. Potete capirlo da voi leggendo attentamente sul biglietto. Attentamente, lettera per lettera, numero per numero. Nessuno vi dirà dove sedervi. Vi ricordo infine di spegnere i cellulari o di dirgli di stare fermi e zitti. Come si fa con alcuni studenti malati? Ecco, ormai ci siamo. Buona visione. Distinguiamo in scena tre ragazzi dislessici e un dislessico che discutono in modo discontinuo di storia, filosofia, arte, scienza. E tu chi sei? Mi chiamo Diego. Ma dai, non l'avrei mai detto. Ho 20 anni e sono un tipo tecnologico, ma mi ritengo anche un solitario. Caspita, mi dispiace, vedrai che poi ti passa. Sono capace di pensare alla stessa cosa per tutta la notte. Poi vengo lì, ti sveglio e ti dico: lo sai che cosa ho pensato? Che vuol dire? Che sono uno riflessivo. Mi dispiace, ma non possiamo permetterci un handicappato in classe. Mark, 20 anni. Vive a Milano, fa teatro e partecipa ad ogni possibile casting televisivo. Probabilmente è vanitoso. Avanti, fatti sotto. Sicuramente è dislessico. Giacomo, un dislessico razionale e preciso. Sta sempre sul pezzo e disegna equazioni sulla sua vita. Non si sente grande, si sente in dovere di esserlo. La sua bussola ha già scelto dove andare dopo l'università. Sembra avere gli orari del mondo in pugno. Giacomo è sempre occupato in qualcosa che ragiona sul futuro. Ma niente, sono progetti miei, robe segrete, guarda. Progetti? Segreti, polpette. Polpette? Quando proprio non capite, non capite, eh? Oh, Diego. Comunque, ragazzi, parmigiano e grattugiato hanno 2G. No, qu quante G sono adesso? Allora, parmigiano per forza 2G, cioè, parmigiano, cos'è? Fagiano, no. Invece, grattugiato viene da grattugia, da grattugiare, senti come suona bene? Grattugiare! Parte che non sai neanche dividere il sillabo. Stai dando ragione, ammetti che così è un facilitare, è un problema degli ma aiuti. non è un aiuto, Ma non è un sì, che è un facilitare. Ma aiuto. no, è uno strumento compensativo. Ma perché non è un aiuto? Perché se si chiama strumento compensativo non è un aiuto. Sì, ma guarda che la dislessia a confronto di altre cose è praticamente Ma non è irrilevante. Ma è un tontentino detto così. Ma non è un tontentino. Ma non è un Ma sì, ma mica me la puoi paragonare ad una prova. Ma chi te l'ha paragonata ad una prova? Sì, ma non so, ma se ti manca una mano ma io ce l'ho! Ma sì, ma cosa vuol dire? Basta! Ragazzi. Guarda, Mark, lascia perdere, lascia perdere! No, veramente, hai esagerato, basta! No, ma io volevo dire. Oh, ma che poi che cosa vuol dire? Ma c'è questo caso! E che soffro di vertigini! Come vede il mondo un dislessico? Cosa c'è nel suo cervello? Sì. Va bene. Nel nostro cervello le lettere, i numeri si sovrappongono, si mescolano, si ammassano. Le sillabe si girano e le parole assumono forme diverse. Ma e compaiono dove meno te lo aspetteresti. Un po' come avere una casa con la vasca da bagno in soggiorno, eh? Bella.
Perché nel cervello di un dislessico la realtà è sempre diversa. È come un sistema fisico a sé stante. Tu lo conosci l'esperimento del gatto di Schrödinger? Vagamente. Allora, il signor Schrödinger voleva mostrare come le leggi della meccanica quantistica siano paradossali se analizzate con leggi normali. Allo stesso modo, le leggi che governano un sistema dislessico risultano incomprensibili se non si cambia il punto di vista. Chiaro? E mica tanto. Allora, Erwin Schrödinger propose un esperimento molto semplice. Rinchiudere un gatto in una scatola insieme ad una minuscola porzione di sostanza radioattiva. Se anche solo un atomo di questa sostanza si disintegra, allora un martelletto rompe una fiala contenente cianuro e il gatto muore. Ovviamente, se nessun atomo si disintegra, allora il gatto sopravvive. Noi sappiamo benissimo, anche senza aprire la scatola, che all'interno il gatto o è vivo o è morto. Non c'è alternativa. Non può esistere un gatto contemporaneamente vivo e contemporaneamente morto. Invece, in meccanica quantistica questo avviene continuamente. In meccanica quantistica il gatto è insieme vivo e morto. Paradossale questo, eh? Assurdo, imprevedibile, dislessico. La scatola chiusa, il gatto incazzato. Ma siamo noi, siamo chiusi in questa scatola perché tu hai rotto la serratura. E solo riaprendola si scoprirà se siamo sopravvissuti o no. Bello, bellissimo, interessante, ma tutto questo cosa mi dice sulla dislessia? Ti dice che non puoi ridurre la realtà mentale di un dislessico alle leggi della realtà normale. Perché non funziona così, non puoi omologarla. Altrimenti il dislessico risulterebbe soltanto difettoso. Allora, come si sta nel nostro cervello? Come on.